Critiche aspre, durissime, con le quali la regina del Neo Soul ha dovuto fare i conti. Erykah Badu è dalla parte del Soul. Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio. A sud-est del Mozambico, in Africa, c'è una piccola nazione chiamata Swaziland, dove vige uno stato di monarchia assoluta. «Siamo una fortezza, siamo un mistero», dice la gente dello Swaziland, ed è difficile dargli torto. Da 28 anni al trono c'è King Swati III. Forbes lo ha indicato tra i 15 monarchi più ricchi al mondo. È stato incoronato il giorno del suo 18° compleanno ed il suo patrimonio è stimato intorno ai 200 milioni di dollari. Pensate che per il suo 44° compleanno si è regalato un jet DC-9. È noto per governare con il pugno di ferro e per non prendere alcuna posizione nei confronti dei bisognosi. Nella sua nazione si violano ripetutamente i minimi standard dei diritti civili umani, perché sono consentite pratiche come la tortura, le percosse fisiche e non c'è la minima libertà di espressione. Nessuna forma di democrazia è permessa. Ogni anno fa arrivare da tutta la nazione giovani vergini per partecipare ad una festa tradizionale che dura 8 giorni. Durante la festa il re può scegliere una nuova compagna che sposerà solo se resterà incinta, provando la sua fertilità. Swati ha 15 mogli e 24 figli. 5 di queste lo hanno accusato di sequestro di persona e stupro. Nel suo stato, più del 60% dei sudditi vive con poco più di un dollaro al giorno e, come se non bastasse, è probabilmente la popolazione più devastata dall'epidemia dell'HIV. La gente è talmente povera che per poter assumere i farmaci retrovirali a stomaco pieno è costretta ad ingerire sterco di animali. A discapito di questo scenario tremendo, Swati vive invece nel lusso. È un grande amante della buona musica e nella sua reggia organizza dei party ai quali spesso invita a suonare pop star famosissime. Le star, ovviamente, accettano di buon grado, fanno finta di non sapere, di non vedere e con dei cachet milionari suonano per il monarca. Non sempre però riescono a mantenere l'anonimato. Ovviamente non è l'unico caso in cui delle star si prestano all'intrattenimento di dittatori e oppressori. Kanye West per 3 milioni di dollari ha cantato al matrimonio del nipote del presidente del Kazakistan. Let's have a toast for the
Jean-Claude Van Damme e Hilary Swank, per $1 milione sono andati a dare gli auguri a Kadyrov, il presidente tiranno della Cecenia. Beyoncé e Mariah Carey hanno cantato più volte per Gheddafi, ma il primato spetta alla bella Jennifer Lopez, che in 2 anni ha guadagnato più di $9 milioni tra feste e festicciole per i vari tiranni della Russia post-sovietica. Insomma, è una pratica molto diffusa. Se qualcuno di loro ha chiesto scusa dicendo di non essere al corrente della situazione politica, qualcuno si è trovato coinvolto in qualcosa di difficile da gestire, molto difficile. Questo è il caso della più importante artista del fenomeno Neo Soul. Una vera e propria icona dei nostri giorni. Una donna che da sempre ha cercato di svegliare le coscienze attraverso le sue canzoni, attraverso le sue prese di posizione. La donna che ha rilanciato il gigante dormiente della Motown, riportando la casa discografica ai fasti di un tempo, Mrs. Erykah Badu. Erykah si è sempre distinta per la sua fortissima carica spirituale e per il suo pensiero al limite tra il razionale e l'imprevedibile. Molti dei bambini bianchi con i quali sono cresciuta mi dicono cose come: Erykah, eravamo qui insieme a girare nelle strade e ora guarda, tu guidi una macchina di lusso e io continuo ad andare a piedi. Il razzismo è finito. No, non lo è, perché ogni giorno ci accade qualcosa di nuovo solo per come appariamo. Credo che senza distinzione di razze potremmo distinguere solo tra persone vere e persone false. Avete mai pensato a cosa accadrebbe se le razze non facessero davvero la differenza? Ricordatevi che siamo qui solo per vivere le conseguenze delle nostre scelte e dei nostri giudizi, e che le discriminazioni sono messe di fronte ai nostri occhi solo per farci crescere. Si nasce bianchi, neri, cinesi o pelle rossa, ma poi sarà l'anima e non il colore della pelle a determinare il nostro destino. Sembra impossibile che una donna così schierata, a favore delle minoranze e promotrice di innumerevoli iniziative filantropiche, abbia accettato l'invito di cantare «Buon compleanno a te» all'ultimo spietato monarca assoluto dell'intero continente africano. Eppure la foto di Erykah e del tiranno Swati parla chiaro e ha fatto velocemente il giro della rete.